Saluta, saluta. Diteglielo. Iscrivetevi al canale. Arriviamo a 6.000 iscritti. Diggielo, diglielo, diglielo. Dove è Parrucca? Guarda, mi scappa, dove Parrucca? E va via. Allora, grandissima, bella serata. L importante non buttare la polvere sotto il tappeto. l'inter perfetta. Approccio perfetto ad una partita importante. I giocatori, lo abbiamo detto più volte, Sapete benissimo che in queste partite trovano loro la motivazione, anzi in certi casi l'allenatore con i giocatori deve essere bravo proprio a farla un po' scemare tutta la motivazione e poi a volte se un giocatore arriva troppo carico, difficilmente succede a questi livelli, eh. però se un giocatore arriva troppo carico magari per assurdo rende anche meno. Quindi in certi casi l'allenatore deve essere bravo ad abbassare la pressione. E l'attenzione, io ho visto un'Iter perfetta. Eh, ho visto una difesa che si è mossa benissimo. Secondo me, io ho sempre detto che il Milan non era la squadra dove vincere il campionato l'anno scorso, perché sulla carta l'Inter era molto più forte del Milan. Ieri sera hai visto anche i limiti tattici di un allenatore che, eh, come Piolino, che per la prima volta si mette a specchio con un 3-5-2 è andato nel panico per l'assenza di Tomori, mette Origi davanti lì con Giroud, ma Milan che non, ha mai, che non ha mai tirato in porta, quindi una partita a senso unico. Mi è piaciuto molto, scusate, mi è piaciuto molto Lukaku, ho visto gol, era buono, ho visto bello, bello, grintoso, umile. Mi è piaciuto Lukaku e Brozovic, ragazzi, quando è entrato Brozovic ha dato quella freschezza ancora al centro campo, cioè, soprattutto ehm, per come riesce lui a interdire tutte le linee di passaggio, nessun centrocampista all'Inter riesce a farlo. E un appunto, ragazzi, su una partita dove ormai è stato detto tutto. Un appunto a Lautaro Martinez. Lautaro Martinez ha cambiato la postura se ci fate caso, non gioca più a testa bassa, non giocando più a testa bassa è diventato ancora più forte, soprattutto alzando la testa, giocando a testa alta, come da quest'anno ha incominciato a fare il Toro, che è un fuoriclasse assoluto, riesce a gestirsi meglio anche in termini di forze, ovvero sia corre molto più di qualità che di quantità, perché come dicevamo anche con l'amico Michele, eh, Lautaro era comunque un grande centravanti, un grande attaccante, ma aveva quel vizio di correre a testa bassa e di alzare molto poco la testa, motivo per cui spesso sbagliava anche dei gol. Se vi ricordate, tornando indietro di due, abba, di due anni, abbastanza semplici. Questo è Lautaro Martinez. Vuoi anche il fatto che sia diventato campione del mondo? Vuoi il fatto che, comunque, eh, lo stesso Ezzaghi abbia potuto magari. Eh, incidere nel migliorarlo Lautaro Martinez è un, un attaccante totale la fascia di Capitano secondo me lo ha responsabilizzato ancora di più 25 anni, campioni del mondo, quindi meno male, io lo difendevo anche in tempi sospetti tra virgolette, dove la gente diceva sbagliare dei gol davanti a porta, Lautaro Martinez è il vero top player dell'Inter quindi eh, l'Inter doveva vincere Abbiamo, abbiamo comunque incontrato. parliamo Ragazzi, bisogna essere sinceri: Milan è una squadretta. Che roba è, in Milan. Che roba è il Milan. Dai, su, questi, questi sono veramente una squadretta. Nonostante tutto, il derby è sempre il derby. Grandissima coreografia da parte della curva. Complimenti, perché eh, anch'io mi hanno mandato tutte le foto dallo stadio che conserverò. e Bene, ragazzi, andiamo avanti. Si avvicina anche la Champions. Eh, si avvicina anche la partita con il Porto. Ve lo dico subito. Occhio al porto di Sergione con Sensau. Eh? Occhio perché il Porto è una squadra strana. Non dà punti di riferimento, poi ne parleremo. Campionato siamo lontani. In Napoli sembra faccia un campionato a sé, però, eh, ragazzi, nel calcio mai dire mai. Noi continuiamo su questa scia qui. Ecco di solito l'inter, dopo partite eh, gestite e fatte in maniera perfetta come quella di ieri sera, nelle partite più semplici dopo questi sforzi mentali casca è lì che bisogna migliorare trovare la continuità di rendimento e soprattutto avere la stessa fame la stessa grinta che hai avuto contro il Milan anche con squadre meno blasonate tipo il Monza o il Lecce di turno, tutto rispetto per il Monza Lecce o, o squadre di minor blasone è lì che l'Inter deve migliorare e soprattutto bisogna registrare un po' la difesa. Schigna, Schigna ragazzi, ve l'avevo detto, è un professionista serio, indipendentemente da dalla scelta che lui andrà a fare conviene eh, fare professionista a lui e conviene all'inter farlo giocare quindi la cosa è reciproca eh, siamo a livelli alti perché lì si sta parlando di livelli alti e tutti faranno e daranno il meglio di quello che possono dare con questo io vi ricordo ancora di iscrivervi al canale arriviamo a 6.000 iscritti attiviamo la campanellina martedì sera martedì sera ci sarà una live e poi dal titolo eh, dal titolo capirete che argomento verrà trattato martedì sera. Ciao, Inter.